Ciao a tutti belli e brutti e bentornati su The Legend of Zelda Wind Waker per GameCube. Io sono Zeffo, giustamente, altrimenti il canale non si chiamerebbe così, e siamo pronti per un nuovo episodio, il secondo. Ci eravamo lasciati alle spalle un bruttissimo dungeon e adesso finalmente potremo portarlo a termine. Entriamo nella casupola e vediamo cosa accade. Figa Resident Evil. Un tacchino! Moltres! Buono! Accuccia! Ciao Ganondorf, tutto bene con la dieta? Ah, Madonna, quanto è bravo quell'uomo! C'ha sparati via lontanissimi, manco i campioni olimpionici di lancio del peso, col becco tra l'altro. E niente, siamo in mezzo della vernice blu. Signori, vi presento il vostro primo incubo, o meglio, è quello che ho provato io la prima volta che ho visto questa roba. Cioè, veramente, chi cazzo non si prenderebbe un colpo nel vedere questa scena? Spiegatemelo, perché non voglio essere l'unico stronzo, però va bene, andiamo avanti. Vabbè, meno male che lo sai almeno. No, aspetta, spiegami. No, 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 fermo un attimo. Scusami, eh. Se ci serve la vela per proseguire, come giusto che sia, per carità. Allora, mi spieghi come cazzo hai fatto a trovarmi e come cazzo siamo arrivati qui? Perché non c'era la marea prima! E nulla, vi presento l'isola Taura, che non ha niente a che vedere con i tori. Prima che spariate stronzate. Perché lo so già che qualcuno lo starà pensando. E nulla, cominciamo ad esplorare. Questo qui sarà un episodio esplorativo, oddio, sarà un episodio preavventura, quella seria. Perché siccome non l'ho fatto all'inizio, ma vi dirò un segreto, il problema è che avevo cominciato un'altra storia e solo che si era bloccato lo schermo, non voglio ricominciare tutto. Allora, direi di recuperare qui, anche perché comunque questo villaggio è veramente bello, nonostante Link abbia alzato gli occhi al cielo, però insomma ci torneremo altre volte comunque, sappiate che sarà come Majula in Dark Souls 2 per intenderci, più che l'isola Primula. Iniziamo ad addentrarci. Scusi, le che cazzo è? Tra l'altro non so perché YouTube mi incasina la risoluzione dei video e quindi vi beccate un quadrato in uno sfondo nero perché è stronzo. Vabbè, scusi, me ne vado via. Questo tizio è più inquietante del vecchio di prima. Salve. Scusi, lei cosa da dirci? Per noi uomini di mare il vento è la vita. Bravissimo. Ah, già che noi nella nostra sete di distruzione di vasi. Sì, ho capito, ma se ne vada! Che cacchio, questi che non ci lasciano lavorare in pace. Ci eravamo dimenticati del best personaggio di tutto l'universo di Zelda. Eccolo! Ma che bello che sei! Vabbè, liberiamo il signor Tingle. Ma che... Ma cosa sta facendo? Ok, liberiamo il signor... Ma questo rumore... Non me lo ricordavo. Guarda che bello che... Come sculetta che... nei miei peggiori incubi. Oh, grazie.
mi regala qualcosa. Però la prossima volta puoi evitarmi la danzetta. Grazie. Allora, nella versione HD hanno sostituito sta roba per... perché alla fine serviva con il Game Boy Advance sta roba. E gli hanno messo la bottiglia, quella che insomma serve per il Miiverse. Noi siamo stronzi, abbiamo la versione per GameCube, quindi ci prendiamo un altro oggetto che non è mai servito a un cazzo, però va bene così. Questo invece ci servirà più avanti. Che poi comunque... Tingle è un personaggio comico, però è anche, secondo me, uno dei personaggi più tristi. Perché vabbè, lo si ritroverà anche in Majora's Mask, anzi è da lì che è arrivato. Però lui è un quarantenne, no 35enne, comunque quell'età lì, che vive ancora con i genitori, o meglio dovrebbe vivere con i genitori. E lui pensa che esistano le fate, insomma, non si vuole trovare un lavoro vero, insomma, è un po' come lo youtuber. Ho fatto la battuta. Ora posso andare da Boban Pesov e dirgli fatti da parte, ma da facca, che ci sono io a fare dell'informazione vera. Comunque di Tingle ne riparleremo in differente sede. Per il momento prendiamoci la fottuta vela. Grazie Dodo. E si salpa. Completamente a tempo. Allora, per non rendere l'episodio una rottura di coglioni, facciamo che mi fermo qua e stai fermo. Sti fermo. Forse ce la faccio, entro domani. Ma ciao! Ciao! Arrivederci! Yeah! Mi sono fottuto il tesoro! Sono un vero lupo di mare! Poi perché lupo di mare? Cioè, con tutti gli animali proprio il lupo? Non l'ho mai capita sta cosa! Sì, sono diventato Harry Potter. Siete pronti per la battuta più scontata di tutte? E allora andiamo. Allahu Akbar! Ok, dove vuoi andare a parare? Salve, ho un naso importante. Ecco, qui dovrebbe essere la madre che mi diceva prima. Beh, del resto donna barbuta sempre piaciuta. Aspetta che vado su Google Maps. Ma dove cazzo vivete? Perfetto, ora posso tornare sui banchi. E io che pensavo di essermene liberato per sempre. No, non è proprio la strada giusta. No, io non ce la faccio a parlarci, me ne vado. Probabilmente se gli dovessi dire qualcosa di sbagliato, lui si mette a piangere e sprofondiamo nell'acqua, che altro che Ray Rule. Salve. Ma ha il becco a papera questo. Grazie, come fai a conoscermi? No, devo consegnare sta roba a quello di prima. No, ma perché io? Va bene, però, cioè, io... Che poi com'è che qua in quest'isola sono in 700 qua, sono dei 1000 piccioni e distanza... privata, dove c'è anche un letto, ce n'è una sola. Oh, allora, innanzitutto stai calmino, innanzitutto. Secondo, state rompendo tutti quanti il cazzo a me. Cosa cazzo vuoi tu? E quando tornerò ti stuprerò a sangue. Hai capito? E poi adesso tutti quanti con hashtag Fulvio pedofilo. Allora, direi che come episodio è stato anche abbastanza noioso pure per me da girare, perché effettivamente negli episodi esplorativi dove non succede granché di storia o che non c'è molto. È lì, però insomma, non puoi stancarti dopo 3 secondi che parlo. E fammi finire. E nulla, al prossimo appuntamento partiamo con il primo vero dungeon.
perché l'altro era una spina nel culo più che altro. E spero che ci potremo divertire tutti quanti insieme. Yeah! Andiamo all'avventura!